Fede, speranza e carità, le tre virtù teologali. Inferno, purgatorio e paradiso, le tre cantiche della Divina Commedia. Islamismo, ebraismo e cristianesimo, le tre grandi religioni monoteiste. Giallo, rosso, blu, i tre colori primari. Michelangelo, Leonardo e Raffaello, tre geni del Rinascimento. Tra loro non correva affatto buon sangue. Memorabili sono le liti tra Leonardo e Michelangelo e tra Raffaello e il sempre irascibile Michelangelo, mentre non conosciamo bene il rapporto tra Leonardo e Raffaello, anche se sappiamo che si conobbero a Firenze, ma preferirono non frequentarsi più di tanto. I loro caratteri, il loro modo di concepire l'arte e le loro idee politiche erano completamente diverse. Leonardo è un artista eclettico, dotato di un'eccezionale razionalità. Egli riesce a eccellere in ogni campo. La sua ansia di sapere è superiore al fare, tanto che rimane più copiosa la sua produzione scritta che non quella propriamente artistica. Lui affronta i problemi con appiglio, quindi più da scienziato. Nelle sue 5.300 pagine di scritti e appunti ci documenta innumerevoli osservazioni, di carattere puramente oggettivo, senza dirci niente di sé. Il suo autoritratto ce lo presenta come un pensatore, un uomo di età veneranda, con un'amarezza nello sguardo e nella bocca e una forte delusione. Michelangelo, invece, attraverso i suoi sonetti e le sue lettere, ci svela i suoi stati d'animo, i suoi pensieri sulla bellezza, l'amore e l'arte. Anche nelle sue opere si avverte una dimensione interiore, più drammatica e sofferta, manifestando il senso tragico dell'esistenza, segnata da una solitudine che solo l'attività creativa riesce a lenire. Egli è il prototipo dell'artista tormentato, sempre chiuso in se stesso. Non fece mai vita mondana e non frequentò compagnie femminili, cosa che invece Raffaello faceva. Michelangelo è un artista intransigente e permalosissimo e rifiuta sempre la collaborazione, tanto che nessuno dei suoi aiuti divenne un artista famoso. Proverbiali sono la terribilità e la tormentosità del suo carattere, capace appunto di imprese titaniche come la decorazione della Cappella Sistina, dove nel Giudizio Universale ci lascia un suo dolorante autoritratto, nella figura anamorfica del San Bartolomeo. È capace inoltre di cadere in profonda depressione, scrivendo in un sonetto: «La mia allegrezza è la malinconia e il mio riposo sono questi disagi». Raffaello possedeva invece un temperamento molto più socievole, tanto che ci viene detto che lui frequentava spesso banchetti di nobili famiglie, come ad esempio i Chigi. Lo stesso Vasari ci dice che la sua compagnia era molto apprezzata e lo definisce un uomo dai tantissimi amori. Nonostante la sua breve vita, lui ci ha lasciato una produzione artistica molto più copiosa rispetto a Leonardo e Michelangelo. Questa sua produzione artistica, di gran lunga più vasta, è segno di uno straordinario e felice rapporto con la sua arte. Egli è solare, è luminoso e la sua arte è ricerca della suprema bellezza e dell'armonia, della sublime perfezione e dell'equilibrio tra l'uomo e la natura, tra santo e terreno. Congiungendo genio ed eleganza, successo e integrità artistica, egli visse una vita da principe, nel lusso e nella ricchezza, con fama e popolarità. Più si analizzano le vite di Leonardo, Michelangelo e Raffaello, e più sembra impossibile trovare un punto di accordo. Eppure c'è. Infatti, tutti e tre avrebbero risposto alla stessa maniera a questa domanda. Qual è la cosa più saggia da fare riguardo alle donne? Non sposarle mai. Vi aspetto alla prossima puntata.